Una battuta infelice sulla moglie. Will Smith non ci sta e prende a pugni Chris Rock, ma vediamo cos'è successo nella notte degli Oscar. Sono stati dei momenti di vera e propria tensione per un alterco tra i due attori. Poi Will Smith si è scusato, ma l'amore, ragazzi, fa fare davvero cose folli. Una frase infelice di Chris Rock ha movimentato la cerimonia degli Oscar. Mentre proprio quest'ultimo presentava il premio per i documentari, infatti, ha fatto una battuta piuttosto infelice sul taglio di capelli di Jada Pinkett Smith, ossia moglie proprio dell'attore Will Smith, affetta dall'alopecia. L'attore, infatti, non ha gradito e si è alzato per dargli un pugno. Poi è tornato al suo posto, invitando a gran voce Rock a non nominare mai più il nome di sua moglie. L'episodio ha creato grave imbarazzo nella sala per tutti quanti erano lì presenti e così l'hashtag con il nome Will Smith è immediatamente diventata virale e ad oggi è un trend topic sui social. Un pugno nella notte degli Oscar per far scoprire al mondo la alopecia. Il pugno di Will Smith a Chris Rock per difendere la moglie Jada Pinkett, vittima di una battuta fuori luogo, è sulla sua alopecia. È certamente il momento indimenticabile di questi Oscar del 2022. Questa malattia che diciamo ha colpito la moglie di Will Smith, l'alopecia o aleopecia, è il processo di diminuzione della quantità, del colore e del spessore, della quantità dei capelli e anche della loro scomparsa. Quindi ha una perdita di capelli molto precoce e questa battuta assolutamente non è piaciuta all'attore. Poi Will Smith si è scusato con l'Academy per il pugno sferrato a Chris Rock durante il suo discorso dopo aver ricevuto l'Oscar come miglior attore per il film King Richard. Una famiglia vincente. Smith, infatti, in lacrime si è scusato per l'episodio dicendo che l'amore fa fare follie. E voi che cosa ne pensate di questo pugno proprio senza mezzi termini? Scrivetemelo nei commenti, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale.